dalla Romania, Daniela Radu. Thank you very much, Daniela. Ed eccoci quindi pronti per accogliere con un grande applauso i migliori di razza dei soggetti appartenenti all'ottavo raggruppamento, a cominciare dal Flat Coated Retriever. Chesapeake Bay Retriever, Labrador Retriever, Perro de Agua Español, Golden Retriever, English Springer Spaniel, Clumber Spaniel, Cão de Água Português, Welsh Springer Spaniel, Lagotto Romagnolo, Nova Scotia Dactyling Retriever, American Cocker, English Cocker Spaniel, Field Spaniel. Un raggruppamento che racchiude tre tipologie fondamentali, quella dei cani da riporto e retriever, quelli dei cani da cerca, che predano principalmente volatili ma li fanno alzare in volo senza fermarli, e i cani d'acqua. Pensate che i cani d'acqua sono un po' la congiunzione tra i cani da pastore e i cani da riporto, come passaggio filogenetico. Preselezione per il Perro de Agua Español, per il Golden Retriever, per il Clumber Spaniel, per il Nova Scotia Dactyling Retriever. Abbiamo rappresentati nei finalisti tutti e tre i gruppi, abbiamo due retriever, due riportatori, che sono il Golden e il Nova Scotia, due spaniel, cani da cerca, che sono il Clumber e il Cocker, e un cane d'acqua, il Perro de Agua Español, il cugino spagnolo del nostro Lagotto. Mentre nel Lagotto abbiamo avuto una deriva che ha portato alla selezione come cane per la cerca del tartufo, il Perro de Agua tradizionalmente è un cane da caccia e da riporto nelle zone acquitrinose in Spagna. Golden Retriever, razza britannica, selezionata da Lord Tweedmouth. Doro si dice non solo per il suo mantello, una razza utilizzata in differenti compiti anche di utilità sociale, nella pet therapy, nella ricerca su macerie, grazie appunto all'elevata addestrabilità. Razza molto rara è quella di questo spaniel, che è una delle razze più pesanti per la mole che ha, per la taglia che ha il garrese. Selezionata nella tenuta di Clumber, è uno spaniel caratterizzato dal mantello bianco con piccole pezzature di colore marrone o limone. Vedete che la pigmentazione è marrone, la pigmentazione nei cani la guardiamo a livello delle mucose della bocca e del tartufo e delle rime palpebrali. È una razza, dicevamo, molto antica ma a rischio di estinzione. Il Regno Unito ha fatto una watch list delle sue razze, nella quale non troveremo mai un Nova Scotia, in quanto è una razza canadese. Nova Scotia è la regione d'origine, il dactyling è il tipo di caccia che svolge questa razza, che richiama a riva le anatre giocando come fa un'altra razza, il coi cherondi, o come fanno anche le volpi. Si chiama tolling questo tipo di attitudine.
Cocker, Merry Cocker, come Merry Christmas, quando diciamo Buon Natale. Merry è l'aggettivo che troviamo nello standard originale del Cocker per descrivere il carattere gioioso della razza. Dopo il Cocker Spaniel, vediamo quale tra questi soggetti saranno i tre che saliranno sul podio, dove ad attendere ci sarà il consigliere del gruppo cinofilo parmense Valeria Bozzani. Lasciamo la giudice ringraziare. I nostri espositori al terzo posto, English Cocker Spaniel. Al secondo posto, Nova Scotia Dachshund Retriever. Rappresenterà i cani da riporto, da cerca e da acqua, il Clumber Spaniel. This Clumber Spaniel.